Maradona, è arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la donna sulle gote, è arrivato in aerostato. Quella che stiamo sentendo in questo momento è la sigla del Grande Mazinga. Il Grande Mazinga è uno dei miei cartoni preferiti da sempre. Tra l'altro sono riuscito anche a intervistare con Agai quando lavoravo in televisione, è stata una delle emozioni più grandi che un gonagaiofilo come me poteva avere. È come è cambiato il cartone animato. Noi prima avevamo il cartone animato tradizionale, il cartone animato fatto con penna o matita più che altro. E nell'era digitale ci sono stati due grandi filoni. Uno è stato il 3D, l'altra, che è quella che mi incuriosisce di più e mi piace anche di più, è il Flash. Questo qua è un progetto che ho portato avanti 3 anni fa, se non sbaglio. È un cartone animato in Flash. La storia è semplice, c'è questo povero personaggio, quindi comincia la parte splatter, che è la vera parte, fra virgolette, divertente. Se ho sempre voluto fare in realtà è l'autore, però l'autore è tucuro, l'autore a 360 gradi, e quindi è da quando avevo bene o male 15 anni che tento di riuscirci, e ci sto riuscendo a poco, perché ho iniziato con i primi racconti, poi ho cominciato a scrivere un libro, chissà se me lo pubblicano, me l'hanno pubblicato, poi sono andato a lavorare in televisione facendo proprio l'autore, poi sono andato a lavorare in radio, cioè sto lavorando in radio facendo l'autore, conduttore, tutto quanto, ho lavorato per il teatro scrivendo testi per bambini per il teatro. Tutto questo nel mio tentativo proprio di crearmi questa strada per giungere a poter dire un giorno io faccio l'autore, e quindi a secondo quello che voglio raccontare so utilizzare anche il mezzo per riuscire a raccontarlo come mi pare. Non riesco a scrivere con la penna, non si capisce niente quello che dico, ma di quello che scrivo voglio dire, ma riesco a scrivere soltanto con computer. E adesso sto lavorando per una casa editrice già su nuove tecnologie, nuove tendenze. Io ho 28 anni, no? I due editori ci hanno bene o male 30 anni l'uno, quindi siamo tutti a livello anche di forma mentis e di età nella generazione X 2.0. anche credo che questa nuova identità digitale sia uno degli argomenti fondamentali da trattare. Poi una cosa importante di Versione Beta, di un programma legato alla musica, è il fatto che noi presentiamo un gruppo indipendente al giorno. Della musica in realtà non sono tanto job oriented. In trasmissione mandiamo quasi esclusivamente musica giapponese, cerchiamo di trovare tutte le novità che girano per il web. E se andate sul nostro sito www.versionebeta.it a guardare la webcam in diretta, contemporaneamente passano anche i videoclip delle canzoni in onda. Torniamo all'Italia.